saranno preziosissime le energie di voi ragazzi con le vostre entusiasmo, la vostra creatività, la freschezza della vostra preparazione giuridica, la prospettiva e la passione che sono sicura potrete diffondere in tutti gli uffici giudiziari di cui avremo un grande bisogno. Grazie davvero per questa occasione. L'accesso alla professione forense è oggetto di riflessione da parte all'interno dell'avvocatura fin dalla riforma che ormai professionale che ormai risale al 2012. La specializzazione sta facendo un suo percorso travagliatissimo, ha il suo regolamento, ma l'iter non è ancora, incompleto, come sappiamo qua con gli amici docenti con cui ci rapportiamo. In questo quadro si colloca l'avvento dell'ufficio del processo, che potrebbe diventare un virtuoso tratto di formazione in comune degli aspiranti e professionisti destinati a diventare avvocati, magistrati o notai. Rivolti ai giovani gli appelli dei discorsi che il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, hanno tenuto di fronte agli studenti dell'Università Statale di Milano in un incontro dedicato all'illustrazione dell'ufficio del processo, l'istituto chiamato a dare un'accelerata decisa ai tempi della giustizia nel nostro Paese. Saranno loro, infatti, i giovani, la linfa vitale che dovrà far ben funzionare l'ufficio del processo. Nei tirocini ex articolo 73 sono stati un po' un antecedente rispetto all'ufficio del processo. Io post laurea ho scelto di fare il tirocinio proprio qui in Corte d'Appello a Milano perché credevo potesse essere utile, poi ciò si è rivelato vero, sia per la professione forense che poi per l'eventuale concorso in magistratura. Credo che i punti più importanti del tirocinio siano innanzitutto la capacità di connettere il diritto teorico con il diritto pratico, poi la partecipazione alle udienze nonché alla Camera di Consiglio e la redazione dei provvedimenti. Sono contentissimo di questa iniziativa e ringrazio ancora la Ministra. Credo che siano emersi tanti profili interessanti e utili di questo nuovo progetto dell'ufficio del processo, che è in fase sperimentale ma in realtà già in parte assodato e migliorabile secondo anche alcuni spunti che sono emersi in questa giornata. E mi sembra un obiettivo ambizioso ma perseguibile con la decisione che hanno comunicato il Ministro e i Presidenti delle Corti d'Appello.